Forse l'uso più utile dei sassi delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa è quello che questa mattina ne ha fatto un cittadino, che a suo modo ha contribuito a toglierli dagli scogli e dalla strada, raccogliendoli un po' probabilmente per il proprio giardino. Dopo la mareggiata iniziata nella notte di venerdì, proseguita questa mattina con raffiche di libeccio da sud-ovest che hanno raggiunto anche 50 nodi, ovvero oltre 90 km all'ora. Perché, dopo l'ennesima mareggiata, gli abitanti di Marina di Pisa sono a porsi l'eterna domanda di come sia stato possibile pensare a un ripascimento utilizzando la ghiaia. Infatti, ogni volta che le folate viaggiano a velocità simili a quella sopracitata, le onde scagliano quei proiettili veri e propri sassi, e non i sassini della vulgata popolare, sul piano stradale. E questo nonostante l'attuale amministrazione comunale, da circa un anno, abbia fatto svolgere dei lavori per rimediare la situazione. Tale parte lungomare già ieri sera è stata chiusa al traffico, diversi interventi di vigili del fuoco a Marina di Pisa per allagamenti, per rimuovere rami pericolanti e parti di coperture degli edifici danneggiate dal vento che dalla scorsa notte imperversa su tutta la costa toscana, tanto che questa mattina ha costretto a interrompere momentaneamente il traffico sia commerciale che passeggeri al porto di Livorno. La situazione tuttavia è sotto controllo e non si segnalano particolari danni o disagi per la popolazione. Rimane la rabbia degli abitanti di Marina di Pisa, ma anche la possibilità per i visitatori di farsi foto e selfie particolari con i sassini, o meglio, le alte onde alle spalle che accoglievano i curiosi già dall'ingresso alla frazione del litorale. La ghiaia sarà presto rimossa dal piano stradale e dagli scogli con delle ruspe, a meno che altri non vogliano imitare questo cittadino e provvedere a toglierli con pazienza e facendo un po' il bagno.